Per i ragazzi del Volley Adolescere le vacanze sono finite. Dopo 2 settimane di stop è tempo di ritornare sul campo a difendere la propria presenza in Serie C. I nostri punti di forza sono gli attaccanti e la ricezione. Il punto debole della squadra è la ricezione. Siamo messi un po' male quando riceviamo e dobbiamo allenarla, secondo me. Al momento la squadra è quarta in classifica, a 2 passi dal Garlasco, in testa con 25 punti. Il mio punto debole è il Molten, è questo bellissimo pallone che non sono abituato ad utilizzare, però ultimamente anche col Mikasa va una merda, questa magari bippala. C'è la partita contro il Segrate.
come d'abitudine gli ospiti perdono. Questa partita direi che è andata decisamente bene, abbiamo portato a casa 3 punti pieni che sono quelli che ci servono per il nostro primo obiettivo che è la salvezza, quindi siamo partiti un po' male all'inizio nel primo set, poi abbiamo aggiustato un attimino la tattica di squadra e abbiamo portato a casa la vittoria. In questo incontro potevamo migliorare qualcosa che è sicuramente il raddoppio del muro, cioè la posizione del muro tra il centrale e il posto 4 e il posto 2 per permettere poi alla difesa di gestire meglio la fase difensiva. È stata dura perché Segrate, io mi aspettavo, essendo in zona poco più della zona salvezza, una squadra giovane ma molto più caotica in campo, invece sono stati molto bravi loro, il primo set ce l'ha messo giù dura, una squadra fisica e comunque per essere molto giovani organizzata. Noi piano piano siamo venuti fuori con un po' di voglia e diciamo trovando una quadra in ricezione attacco, da migliorare ancora un po' di cose, però essendo la prima di gennaio, quindi dopo la pausa buona.